dei piccoli comuni e da dove stanno raggiungendosi Simone, il dottore Conti e il dottore Guerra. È un momento importante al quale credo sono stati sensibili molti amministratori che sono qui presenti, perché ci avete riuniti per quella che potremmo considerare l'ultima battaglia per i nostri piccoli comuni, perché diciamo questo famoso articolo 16 di questo decreto vuole cancellare anni di storia e di tradizioni attraverso l'accorpamento di realtà che invece che come loro dicono costerebbero allo Stato chissà quanti soldi o quali risorse e che invece poi a conti fatti non è proprio così. Io devo ringraziare il Presidente regionale del Lucce, il Presidente della Lega delle Autonomie, l'onorevole Tino Iannuzzo, l'onorevole assessore provinciale Feola, che sono con me qui al tavolo e ai quali io passerò adesso la parola per una prima riflessione sul problema del quale noi questa sera discuteremo, in attesa poi di sapere diciamo, le novità che ci provengono anche da Roma, dagli ospiti che ci stanno raggiungendo. Vorrei invitare il Presidente della Lega delle Autonomie a venire al tavolo. Nando Monfa, sì. Al quale passo la parola. Buonasera a tutti. Volevo in primo luogo ringraziare gli organizzatori di questo momento di partecipazione e di riflessione collettiva, perché credo che siamo ad un passaggio importante della vita istituzionale e soprattutto alla vigilia di decisioni che per la loro importanza possono determinare un mutamento sostanziale dell'assetto istituzionale, quindi politico e quindi democratico, della nostra realtà nazionale. Quindi grazie per l'iniziativa e per l'invito e credo che la partecipazione così ampia, che segue tra l'altro una iniziativa promossa dalla provincia di Salerno, credo lunedì scorso, la quale con rammarico non ho potuto partecipare, debba costituire il punto di partenza per dispiegare tutte le capacità e le potenzialità che la nostra comunità democratica della Campania, espressa attraverso i suoi comuni, i sindaci, gli amministratori, le associazioni dei comuni, delle comunità montane, debba mettere in campo non soltanto per scongiurare un disegno che francamente non sta né in cielo né in terra, ma soprattutto per determinare una opportunità nuova. Sarò breve considerando che ci saranno molti contributi, ma intendo sottolineare questo dato. E lo sottolineo, come dire, saltando un po' a pie pari tutta una serie di considerazioni che certamente ci sono comuni. E le considerazioni che ci sono comuni sono molto semplici. Io credo che nessuno possa immaginare in Italia di cancellare le realtà che sono costituite non soltanto dalla storia, sono costituite dalla storia, dalla cultura, dalle attività produttive, dalle tradizioni, sono costituite da circuiti economici, sono costituite dalla realtà che ogni comunità esprime con la sua identità complessiva e che trova nei consigli comunali, nei sindaci e nelle assemblee elettive un punto di riferimento che l'Italia democratica non accetta di cancellare. Questo è un punto fermo dal quale partire. Non è possibile, perché soltanto
una finzione interna, una grossa impostura politica istituzionale, parlare di riduzione degli ossi della politica dicendo si eliminano i piccoli comuni. E poiché ci sono tante alternative sulle quali sicuramente si discuterà, io non ne affronto nessuna, perché sicuramente faranno parte del dibattito. Credo soltanto, e lo ricordo proprio venendo qui stasera la trasmissione sul canale nazionale radio, si discuteva dei piccoli comuni. E giustamente è stato ricordato come non sia possibile da parte di nessun governo ipotizzare una cancellazione che non ha ragione di esistere se non nelle menti evidentemente tortuose e inconcludenti di pezzi della politica e di pezzi delle istituzioni. Noi come Lega delle Autonomie siamo insieme a ANCI, insieme alla comunità montana, non soltanto a tutela di questo patrimonio che non è possibile mettere in discussione, ma dico di più, e l'ho detto con un passaggio iniziale. A mio avviso, paradossalmente, si ritorna a parlare di piccoli comuni e deve essere l'occasione, a partire da questa sera, non soltanto per fare fronte comune, ma non soltanto per dire un no grande come tutta la campagna, come saranno grandi no di tutte le regioni e di tutte le province, per dire non soltanto che non ci toccano i piccoli comuni, ma che finalmente è l'ora che lo Stato, il governo, prenda in considerazione l'esigenza, l'obiettivo di sviluppare i piccoli comuni come entità primaria del tessuto connettivo del nostro paese, come entità essenziale dei circuiti economici locali. È risibile dire eliminiamo i sindaci, eliminiamo gli assessori per quello pochissimo che vengono pagati, che è veramente miserevole, ed è vergognoso che si possa parlare in Italia di ridurre i costi della politica liquidando queste realtà. E allora il paradosso è che deve costituire l'occasione per rilanciare tutta la grande sfida dei piccoli comuni. C'è una legge in Parlamento che deve essere ripresa, ci sono iniziative legislative a livello regionale che vanno rilanciate. C'è il discorso che è fondamentale del decentramento di poteri, funzioni dal centro alla periferia, cioè dal governo, alle regioni, alle province e poi il punto terminale ai comuni. Bene, questa legge deve essere operativa nei tempi più brevi ed io mi appello insieme a ANCI, credo di poterlo dire, insieme a Luce, ai rappresentanti nostri a livello nazionale, parlamentari, senatori e a livello regionale, perché questa grande questione, che è una questione nazionale, ma nel mezzogiorno è ancora più seria e più drammatica, diventi un obiettivo prioritario dell'azione politica e dell'azione istituzionale. Io sono fiducioso perché è irragionevole la proposta, sono fiducioso perché certi che insieme rappresentiamo una forza con la quale fare i conti, e questa forza si manifesterà anche e soprattutto a Milano il giorno 29, dove con l'ANCI, proposta dall'ANCI, noi aderiamo con profondo convincimento come Lega delle Autonomie, dobbiamo rappresentare il volto vero di un'Italia democratica che non accetta i potestà, che vuole discutere, vuole magari accorpare servizi essenziali laddove è possibile, ma saranno i comuni, i sindaci, le comunità a decidere. Nessuno può cancellare le realtà, nessuno può cancellare la parte determinante del tessuto, dicevo, fondamentale del nostro paese. Ed allora credo che possiamo guardare con preoccupazione dal mare, ma con grande anche forza, energia e fiducia a quello che potrà diventare questa partita, una sfida che io credo insieme possiamo non soltanto batterla, ma una sfida che vogliamo e dobbiamo vincere nell'interesse di tutti. E qui da Cuccaro Vedere stasera deve partire.
si porti avanti una politica di sviluppo che le leggi vengono approvate. Questo è il messaggio e questo è sicuramente l'impegno che a nome di tutti io mi sento di poter raccogliere e al tempo stesso di poter esprimere. Grazie. Buonasera, grazie al Presidente della Lega, grazie a tutti. È stata una giornata molto intensa di lavoro, soprattutto per i due autorevolissimi amici che ci hanno raggiunto. Io ho avuto soltanto il pregio di accompagnare, diciamo, questa traversata che finalmente ci ha portato da Roma qui. È stata una giornata molto intensa, io spero non del tutto improduttiva. Il lavoro fatto da Mauro Guerra e da Enrico Borghi per tutta la giornata è stato un lavoro intensissimo, di rapporti, di colloqui tra il Senato, le principali forze politiche, i segretari di partito, quindi alcuni ministri, quindi diciamo c'è in campo tutta la mobilitazione possibile che ci poteva stare da poter mettere in campo. Noi speriamo che questo produca dei risultati. Io visto anche le ore e i tempi, vi dico subito che se siete d'accordo è intenzione di chiudere questa assemblea alle 23:15, quindi abbiamo un'ora, un'ora e un quarto al massimo, diciamo un'ora se riusciamo, di intervento. Ovviamente chiedo un breve e in qualche modo anche, soprattutto nel dibattito dei sindaci faremo, riusciamo anche, se riusciamo anche a focalizzare le tante questioni con una soluzione operativa. Voglio ovviamente ringraziare tutti gli amministratori presenti, anche soprattutto le altre province presenti, in quest'ora alle 22 di sera l'assemblea così affollata, il 25 d'agosto, è una dimostrazione, diciamo, di come questa problematica sia avvertita, ma di come i pochi luoghi della politica, della rappresentanza democratica vera sono rimaste le nostre comunità, perché io credo che se mettiamo insieme un po' di amici, diciamo, che sapevano di queste cose in altri contesti istituzionali italiani, non credo che funzionava e funziona come sta funzionando anche la mobilitazione di queste ore. Io proprio per procedere a un taglio operativo, senza dire molte cose, vorrei a monte dare lettura di una bozza di documento che ho preparato per l'assemblea, diciamo nell'intervallo tra la riunione del coordinamento stamattina dei piccoli comuni e la riunione del direttivo del pomeriggio, poi diciamo la usiamo anche come canovaccio del vostro dibattito e poi con l'integrazione di tutte le riflessioni che faremo la useremo come documento finale, così anticipiamo anche, diciamo, il tempo sul documento. Allora, la premessa è questa: documento di conferenza del piccoli comuni della Campania, tutto lo avete, 25 agosto 2012. Questo documento contiene già, tra l'altro, delle riflessioni fatte nelle conclusioni questa mattina da Enrico Borghi, che Mauro era impegnato parallelamente alla Commissione al Senato. La nostra regione è suddivisa in 551 comuni, dei quali 61 hanno una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, 275 una popolazione tra i 1.000 e i 5.000, 130 una popolazione tra i 5.000 e i 15.000, superano 15.000 abitanti, sono 82 comuni, di cui 20 hanno una popolazione superiore a 50.000 abitanti. In percentuale, quindi, i piccoli comuni rappresentano il 60% dei comuni della Campania. Ed elemento ancora più significativo, presidiano oltre l'80% del territorio regionale, rappresentando di fatto un elemento di salvaguardia e di sviluppo per l'intera Campania e in particolare per le aree interne. In questo contesto non è possibile tacere la totale disapprovazione da parte dei comuni rispetto ad una manovra finanziaria che colpisce ancora una volta l'elemento cardine della vita democratica e sociale e mette di fatto in crisi la storia e l'identità democratica di una vasta parte del nostro paese. È evidente che se permane questo stato di cose, per gli amministratori la situazione diventerà insostenibile. Per questo motivo i comuni rilanciano rivendicando il loro ruolo a servizio e tutela dei cittadini e del territorio che amministrano, ribadendo la volontà di farsi parte attiva di un nuovo progetto di sviluppo del Paese e di un serio e autentico percorso di riordino istituzionale. Non è eliminando i piccoli comuni che si tagliano i costi della politica. L'azione proposta ha tutti i requisiti per essere propagandata
propagandistica e demagogica, con la sola certezza, tra l'altro, che nessun risparmio potrà produrre in termini monetari. Appare piuttosto verosimile che la costituenda Unione Municipale e i suoi europei, come previsto dall'articolo 16 del decreto 138 del 13 agosto, perché in tutto questo discorso di cosiddetta semplificazione costituiamo noi oggi, potrebbe determinare un ulteriore aggravio di costi, oltre che un pericoloso punto di identità, di servizi e di rappresentanza in parte del territorio già duramente provata dallo spopolamento, ma che nonostante le difficoltà oggi rappresentano, grazie alla difesa delle peculiarità, delle tradizioni e della cultura che nei secoli ha caratterizzato le comunità locali che si identificano proprio nel comune, una possibile e concreta risposta a un nuovo progetto di sviluppo e di crescita che manca del tutto nelle politiche governative del nostro paese. Basta pensare che nei comuni piccoli si concentra il 90% delle produzioni tipiche e che l'immenso patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale custodito dai piccoli comuni è ancora in gran parte inutilizzato. La manovra pare assolutamente ignorare che la tutela e la custodia del territorio è affidata largamente a questi enti, spesso unico presidio al degrado del territorio e della società. Si dimentica tra l'altro che i piccoli comuni chiamati a tale funzione sono già pesantemente colpiti da tagli finanziari rilevantissimi dalle regioni e dal governo centrale, come è avvenuto per il Fondo Nazionale della Montagna. Infine, come già ricordato precedentemente, introducendo la figura dell'Unione Municipale, il decreto contiene seri profili di incostituzionalità, non essendo tale organo contemplato nella Carta Costituzionale e non avendo tra l'altro la qualifica di ente locale con evidenti problemi, quello che diceva di questa mattina, anche di natura applicativa. Ed è tutto evidente, a nostro avviso, l'incostituzionalità anche nella funzione penalizzativa degli spazi di rappresentanza dei comuni al di sotto dei 1.000 abitanti o al di sotto dei 3.000 abitanti. Non esisteva nella Carta Costituzionale una diversa previsione a seconda del numero degli abitanti. Ciò premesso, non è possibile cancellare in questo modo l'identità di una storia millenaria, ma anche l'idea d'Italia, e questo vorremmo sottolineare adesso più volte nel documento, cioè che questo paese si deve crescere, credo, perché questo è il problema principale, non ci abbiamo quello di avere un progetto di sviluppo, credo che siamo pienamente consapevoli e partecipi di questa idea di sviluppo, e utilizzare un nuovo crescita di sviluppo, con profondo rispetto per le istituzioni democratiche. E credendo fortemente al principio di sussidiarietà, i piccoli comuni campani, associandosi a tutti i comuni italiani che stanno manifestando il proprio disagio per una manovra squilibrata e inefficace rispetto all'obiettivo economico che si propone, dichiarano il proprio dissenso rispetto alle misure adottate con il DL 138/2011 del 13 agosto e chiedono lo stralcio dell'articolo 16 del citato decreto, cioè quello relativo appunto alla previsione che riguarda l'interesse del comune, ribadendo nel contempo la loro disponibilità al dialogo e al confronto in tutte le sedi istituzionali a cui sono deputate per la definizione di norme attente al reale risparmio di spesa e al miglioramento dei servizi, cioè quello che dicevamo anche per il discorso dei servizi che abbiamo fatto con la provincia di Salerno. Se necessario, con l'insediamento anche di consigli comunali congiunti, manifestano da subito la disponibilità a mobilitazioni di massa e a forme eclatanti di proteste e di disobbedienza civile. Perché ovviamente di fronte a chi non vuole sentire, io credo che in estrema razza, mi permetto di suggerirci, dobbiamo riservarci anche un'attività eclatante di mobilitazione che faccia sentire realmente il peso di quello che stiamo facendo. Io non aggiungo nient'altro se non dire che oggi avrete appreso dall'ANSA il giornale che è uscita una dichiarazione anche trionfante del ministro Calderoli che annunciava di aver risolto il problema dell'accorpamento e dell'eliminazione dei comuni al di sotto dei 1.000 abitanti. In realtà il testo correttivo, come diranno meglio Mauro e Federico, presentato da Calderoli, tutto fa tranne che risolvere il problema, aumenta di gran lunga il pasticcio già fatto, perché pensate dovrebbe reintrodurre, a parte il fatto che si prevede una riduzione drastica e progressiva in tutti i comuni dei consigli comunali, quindi dimenticando già che c'è stata una riduzione del 2010, quindi nessuno è immune, voglio dire. E al di sotto dei 1.000 abitanti, poi dove era prevista l'eliminazione del consiglio della giunta, si restituisce un consiglio di 4 persone.
si elimina la giunta e il sindaco con due consiglieri, di cui uno dovrebbe essere, si capisce bene, dell'opposizione, va a formare il consiglio dell'Unione Municipale con gli altri comuni che si accorgono. Quindi praticamente potremmo tornare alle vecchie questioni dove le opposizioni di una paese facevano la maggioranza con l'altro paese, quindi non dovrebbero essere posto paese come va a governare, ma l'opposizione dell'altro paese, la cosa sta. Però la ciliegina inserita nel testo cosiddetto corretto dal ministro Calderoni è che quella parola contenente, che era sostanzialmente prevista per l'accorpamento dei comuni fino a 1000 abitanti, cioè, lo dico per i cittadini che sono presenti, non addetti a voi, cioè sostanzialmente si dice si accorpano i comuni fino a 1000 abitanti che sono però confinanti, gli altri dovevano rimanere fuori questo. Invece è stato chiarito, si dice preferibilmente contenente, il che significa che bisognerebbe creare, se capisco dall'interpretazione, un bacino di almeno 5000 abitanti, l'altra parte della norma, di comuni al di sotto di 1000 abitanti che a questo punto possono anche non essere confinati. E quindi vi faccio un esempio che mi tocca per esempio questo punto. Immaginate, cioè, dovremmo fare per arrivare a 5000 abitanti un comune municipale che va da Campora a Morigerano, di questo punto di strada, cioè parliamo di 80 km di strada in tempo al paese fatto. Quindi vedete che cosa determina questo dal punto di vista dei servizi, la struttura istituzionale è una cosa che in Unione Municipale non è prevista da nessuna parte, oltre a tutte le problematiche e oltre, credo, come diranno con i nostri colleghi, ai costi aggiuntivi che questo determinare, perché bisogna fare il Consiglio dell'Unione Municipale, la Giunta dell'Unione Municipale, il Sindaco per tutta l'Italia di Dio, e poi evidentemente bisognerà pagare quelle trasferte dei servizi di quelli che si muovono per fare 90 km da una parte all'altra. Quindi è veramente l'assurdità più totale. La cosa veramente simpatica che è stata presentata come la soluzione, come il testo correttivo, diciamo, da portare avanti. Per fortuna questa mattina c'è stato anche qualche incontro con le segreterie di partito, forse un poco più positivo, poi questo lo diranno Enrico e Mauro, quindi noi speriamo ancora in qualche modo di portare dei correttivi a queste come una serie di altre previsioni e anche di tagli economici, qua ovviamente parleranno meglio loro dopo. Io a questo punto procederei in questo modo, alternerei un po' gli interventi tra il dibattito dei sindaci che vogliono intervenire e gli amici che sono qui con me dietro al tavolo della Presidenza. Ringrazio a tal proposito il capogruppo del Partito Democratico, il Consiglio regionale, onorevole Russo, che ha fatto un po' di strada, sono grato per essere qui. Ringrazio l'onorevole Tine Annunzi, sta per arrivare il senatore Ander, devo dire che loro due sono sempre vicini e attenti a queste problematiche, e lo dico con grande, la mia solita schiettezza, insomma, ne parlavo pure con invece di macchina. Gli unici due deputati, insieme anche per la verità al presidente Cicchetti, che ha assunto la posizione pubblica, che mi ha chiesto tra l'altro di portare il saluto perché non poteva essere qui presente questa sera, sono gli unici che hanno assunto una posizione di condanna. Gli altri non ne parlano proprio, non ho sentito nessun parlamentare campano e neanche nessun segretario, soprattutto regionale, di partito affrontare minimamente questa questione. Questo la dice lunga rispetto a quello che abbiamo dinanzi. Ovviamente questa cosa, io informando anche il segretario Randolfo, vediamo come va la partita in Parlamento, ma a prescindere da come va, per quanto riguarda la rappresentanza parlamentare sarà in Italia, per quello che potrò, anche in campagna, da martedì mattina, quando ci potremo occupare anche di loro, perché adesso ci occupiamo di cose un po' più serie purtroppo, affronteremo anche politicamente questa questione e cominceremo a dire pubblicamente anche quello che pensiamo. Io a questo punto darei la parola partiamo dal dottor Giuseppe Russo, se vuole darci un saluto, che abbiamo avuto la ragione e poi ci atteniamo per il voto del sindaco. Senatori, cercherò di essere strettato, anche perché credo che non dobbiamo, è un lavoro che come gruppo possiamo già fare grazie anche all'impulso
commissione, considerata la scarsa attenzione del governo e della coalizione di centrodestra per discutere di temi come questi, fino al punto da farsi ricadere addosso. Credo che forse il contesto politico, per come evolve, metterà tutti nella condizione di partire da quel documento, che abbiamo detto più volte, non è un documento chiuso, è un documento a cui chiamiamo anche la maggioranza di centrodestra di un confronto vero, autentico, per ricostruire e irrobustire democraticamente l'intera filiera istituzionale della Regione Campania. È un provvedimento che abbiamo presentato mesi fa, abbiamo più volte sollecitato la discussione, abbiamo registrato pigrizia e conformismo, spero che nei prossimi giorni le vicende politiche e la mobilitazione vostra dei sindaci rappresentino una leva importante e significativa per mettere voi tutti di fronte alle proprie responsabilità. Ora io, diciamo che è stato detto prima, e Simone, come dire, ha colto tutti i punti significativi, gli errori, le distorsioni, parliamoci francamente, è un provvedimento inutile e come, diciamo, l'inutilità lo rende odioso. È un provvedimento che non interverrà sui costi, non produrrà gli effetti che pensa che possa produrre, e invece è una scelta che sovvertirà una parte importante, è stato definito il tessuto collettivo, la parte vitale, diciamo, che ha connotato la peculiarità e la specificità della storia del nostro paese. Sono d'accordo anch'io sui rilievi di incostituzionalità, ma è un provvedimento che va controcorrente, è un provvedimento che non tiene conto di tutte quelle che sono state, come dire, le produzioni culturali, la relazione culturale, lo slancio politico che c'è stato in questi ultimi tempi. Guardate, il punto vero, a me nessuno toglie dalla testa che il vero centro del conflitto è l'attacco alla politica. Questo è il vero punto. E sbagliano attaccando i piccoli comuni, perché sono la rappresentanza più nobile e disinteressata della democrazia attiva. Credo che su questo abbiamo fatto un errore strategico, che solo la confusione e l'approssimazione può giustificare. Ma è un provvedimento che si iscrive, diciamo, in questo solco di conformismo che asseconda pulsioni populiste e qualunquiste. La verità, diciamo francamente, è la politica, il silenzio di tanti si giustifica in questo modo, in questo assecondare una deriva antipolitica che ormai nel paese. Ma diciamo la verità, arriva un giorno un pezzetto, come arriva l'amministratore delegato di Fiat, ma vogliamo dire le cose per come stanno, vogliamo fare cassa? Beh, io ho una proposta per fare cassa, ce la prendo. Negli ultimi anni questo paese ha fatto, negli ultimi 20 anni, ha fatto condoni fiscali. Ha fatto condoni fiscali alla Fiat, all'EFIM, alle banche, a Corivetti. Ha fatto condoni a tutta la parte che conta e che pesa di questo paese. Quelli che oggi si lamentano della politica sono tutti quelli che hanno messo le casse di questo paese nella condizione in cui sono. Diciamo la verità, basterebbe entrare, come dire, in qualsiasi agenzia delle entrate e nelle esattorie per prendere gli elenchi e vedere come tutta la parte del paese che conta, la parte ricca del paese, ha beneficiato di condoni fiscali ai danni della collettività. Basterebbe chiedere a questi signori, elenchi alla mano, un contributo di solidarietà del 5-10%. Risolveremo tanti problemi. Ne risolveremo tantissimi di problemi.
Bisognerebbe avere il coraggio e anche l'autorevolezza, che in questi tempi manca molto, questo governo ormai in una situazione di coma di passivo. Bisogna riscoprire di nuovo l'autorevolezza della politica, che fa una battaglia di giustizia e di moralità, incominciando, come dire, a ribadire i termini del confronto e le questioni per quelle che sono, senza farci ligare, come dire, dai luoghi comuni e da tante convinzioni che in realtà poi, come dire, sono di una fragilità e di una inconsistenza. Con l'attacco è questo. E credo che la mobilitazione di oggi, i temi che sono stati posti a base di questo documento, posso dire per quello che riguarda il gruppo regionale del PD, che siamo già su questa strada, e anche il segretario regionale del PD ha dichiarato, quando faremo, come dire, dedicheremo una parte del festival regionale del PD proprio ai temi delle aree interne di piccoli comuni, perché su questo tema non solo vogliamo, come questa sera, mettere a punto i contenuti per una battaglia, ma vogliamo man mano dare forza e vogliamo intensificare la battaglia, perché non è la battaglia per conservare lo stato delle cose, perché l'attacco ai piccoli comuni è l'attacco alla convivenza quotidiana, è l'attacco alla democrazia, è l'attacco al tessuto collettivo vitale del nostro paese. Vi ringrazio. Grazie, ringrazio l'onorevole Corso, e tra l'altro mi è arrivato pure un messaggio di condivisione da altri due consiglieri regionali, che sono l'onorevole Petrone e l'onorevole Picca, quindi mi sembra giusto dirlo, così come sono arrivate una serie di fax dei sindaci che non sono presenti, alcuni hanno fatto atti operativi, altri no. Ovviamente poi li metteremo magari tutti in una sintesi, in un documento finale. Tra l'altro in questa settimana si stanno accavallando le iniziative, perché la settimana, l'unica settimana di lavoro è la settimana decisiva, domani mattina c'è anche una manifestazione a Roma, quindi molti erano in qualche modo anche impegnati per domani a Roma. E a questo punto comincerei con una sintesi della giornata, diciamo, da un'ottica un poco più ampia, quindi passo la parola a Enrico Borghi. Buonasera a tutti, caro cordiale saluto a tutti, il sindaco Simone Antonio Agnante Peperoso di Nonnunzio, Donato Cufari, mi sento, posso dire che mi sento tra amici. Credo che sia molto significativo e anche importante che abbiate voluto assumere questa iniziativa. Caccio anche il senatore Ante, che è molto molto importante, perché questa iniziativa è un po', come dire, un po' come quello che sale sul surf, sulla tavola e si lancia. È accaduto quasi automaticamente, non c'è stato bisogno di granché. Anzi, non c'è stato bisogno di nulla, perché quando abbiamo visto in diretta televisiva che il Presidente del Consiglio ha dichiarato che si tagliavano 54.000 poltrone e che avremmo prodotto un risparmio di 8 miliardi e mezzo, questa cosa ha prodotto immediatamente una reazione che comunque finisca questa vicenda. Io definisco una straordinaria reazione democratica e una dimostrazione della vitalità delle istituzioni di base del nostro paese. Perché sono stati fatti consigli comunali in piazza, sono state aperte le sedi dei municipi, sono state fatte raccolte di firme, sono stati messi fuori i gonfaloni di stati a lutto, si sono fatti degli incontri con i cittadini, con i turisti, con i residenti, con i visitatori, perché una scossa elettrica ha percorso il paese e da Torino lunedì, con 500 sindaci nella piazza dove si è immaginata l'unità del paese a 35 gradi,
con i loro confavori, fino a ieri a Firenze con i sindaci toscani collegati in videoconferenza a dimostrare che non è vero che siamo arretratezza, che siamo marginalità. Fino a stasera voi qui che affollate questa splendida serata, beh, questo è un segno di speranza, vorrei dire anche di prospettiva, per riannodare i fili di questo paese, per riandare alle radici, alla riscoperta dell'etnos italico, del perché siamo italiani e perché stiamo insieme, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando di una casta che non esiste, stiamo parlando di un paese che sta insieme e che riscopre in queste ore, attraverso la partecipazione di tanti cittadini, alcune questioni fondamentali. Perché difendere il comune significa difendere alcune questioni che stanno dentro il DNA della Repubblica Italiana. Io vorrei ripartire da qui, dall'articolo 3 del diritto all'uguaglianza, dall'articolo 5, leggiamocelo, la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali e uniforma il proprio ordinamento alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Questo articolo, che De Gasperi definì il cuore della Carta Costituzionale, dice che la Repubblica è una e indivisibile perché riconosce le autonomie locali che sono nate prima della Repubblica, perché si fonda la Repubblica sul riconoscimento di qualcosa che è altro e che è diventato, con l'articolo 114, costitutivo della Repubblica. Costitutivo. E quindi addirittura l'obbligo che il Costituente aveva dato al legislatore di uniformare l'ordinamento costituzionale e democratico alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. E l'articolo 44, ai fini del conseguimento di equi rapporti sociali e del corretto utilizzo del territorio e del suolo, la legge dispone provvedimenti per le zone montane. Lo sa solo il cielo di quanto ne abbiamo bisogno di equi rapporti sociali e di una manutenzione corretta di questo suolo, di questo territorio. E infine, da ultimo, l'articolo 117, che stabilisce che il compito della Repubblica è di garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali delle prestazioni, i livelli essenziali di assistenza. Beh, come è possibile immaginare che queste cose vengano fatte senza partire dai cittadini e senza partire dalle comunità di base che si organizzano attorno al campanile e attorno al municipio? Ma veramente possiamo pensare che il futuro dell'Italia sia un sindaco che c'è soltanto per firmare le carte d'identità? Ma veramente possiamo pensare che il compito di un sindaco podestà sia quello di assistere inerme a quello che accade nella propria realtà territoriale e votarsi a non si sa bene che cosa o a chi per risolvere i problemi? Perché di questo stiamo parlando, se non lo abbiamo ancora capito? Perché c'è un decreto che è diventato legge da alcuni giorni e che stabilisce che determinate funzioni fondamentali non siano più di competenza dei comuni e che i sindaci sotto i 1000 abitanti stanno lì soltanto perché sono ufficiali d'anagrafe, sono lì soltanto perché il prefetto gli dovrà dire come si tengono i registri dello stato civile e come si firmano le carte d'identità. E quel sindaco non sa oggi, se dovesse accadere qualcosa, a chi rivolgersi, perché nel medesimo decreto c'è scritto che dovrà nascere un ente a cui vengono date funzioni di governo, che non è un ente di governo, che non è un ente locale. Ma di che cosa stiamo parlando? E questo ente di governo viene affidato a soggetti che sono politicamente irresponsabili,
perché il sindaco di sotto di 1000 abitanti perde il consiglio comunale e i sindaci fanno parte di un'assemblea di questa misteriosa unione municipale in cui non esistono le minoranze. Beh, anche qui bisogna tornare ai fondamentali, rispieghiamolo insieme, che gli inglesi nel 1700 hanno tagliato la testa di un re perché hanno stabilito che doveva esistere un'assemblea che se il sovrano impazziva lo cacciava. E gli americani hanno fatto una rivoluzione al grido di no taxation without representation. Se io non ho la rappresentanza, io non pago le tasse. E noi ci troviamo a costruire un mostro giuridico di persone che aumenteranno le tasse senza rispondere a nessuna assemblea e senza che nessuno li possa controllare. Ma di questo stiamo parlando. E stiamo parlando di Europa. Ma io mi fermo qui perché francamente è quasi imbarazzante dover entrare nel dettaglio e nell'illustrazione di quello che oggi, in questo momento, è legge della Repubblica Italiana. Si potrebbe parlare a lungo di quello che è accaduto. Io dico solo una cosa, che questa è stata una straordinaria arma di distrazione di massa, perché si è pensato contemporaneamente di cogliere due obiettivi con questo provvedimento. Il primo, pensare che gli italiani si bevessero la favola delle 54.000 poltrone che producono 8 miliardi e mezzo di risparmio. A parte il fatto che bisognerebbe anche farsi i conti bene, perché non stiamo neanche parlando di 54.000 poltrone. Comuni sotto i 1000 abitanti sono 1900 monete, moltiplicate per 12 e fate i vostri conti. Ma al netto di questa ragioneristica contabilità, il pensiero era che noi non paghiamo il dazio rispetto a questioni che sono state messe sul tavolo, scarichiamo tutta l'energia negativa che c'è nell'aria, nella messa a terra di quelli che tanto nessuno difenderà, e contemporaneamente distraiamo l'attenzione dell'opinione pubblica dalla colpa. La colpa sono i tagli lineari ai trasferimenti e, dico di più, il fatto che lo Stato, il governo, ha infranto una legge che si era data nei confronti dei comuni. Perché nel 2010 gli amministratori e i sindaci sono presenti in sala e vi saluto, ricorderanno, era già accaduta una cosa di questo genere e il governo ci disse: prendiamo un impegno solenne nell'applicazione della legge 42, stabilizziamo qual è il livello dei trasferimenti che dovranno poi essere fiscalizzati, voi comuni vi impegnate a fare la rilevazione dei fabbisogni standard e io Stato ti garantisco attraverso il meccanismo del fondo di perequazione che coloro i quali staranno dentro i parametri del fondo di standard avranno il medesimo livello di risorse, non più attraverso i trasferimenti ma attraverso la fiscalizzazione con lo Stato che garantisce il differenziale. È come se decidiamo di comprare una casa, di andare davanti a un notaio e diciamo che la casa vale 5. Perfetto, firmiamo, rosso, agenzia delle entrate, registrazione. Poi salta fuori qualcuno e dice no, la casa non vale più 100, la casa vale 150. Cioè, qui noi abbiamo fatto partire, unico livello della Repubblica Italiana, una profonda valutazione su noi stessi. I sindaci lo sanno, il 93% dei comuni italiani ha risposto al questionario sulla polizia locale, cioè praticamente tutti. Sono stati inviati tutti i questionari sui servizi generali di segreteria e quant'altro. Ci stiamo mettendo alla radiografia. Il risultato di questa cosa qual è stato? Che noi non potremo applicare quelle cose perché lo Stato ha completamente piallato quel fondo. Questa è, come dire, la realtà. Che mentre le armi di distrazione di massa hanno girato il faro della luce della notte su un punto e tutti a guardare a quel punto, dall'altra parte qualcuno fa un'operazione di taglio significativo che si scaricherà non sulla casta, si scaricherà e si sta già scaricando sui cittadini, sulle prestazioni, sul welfare, sui diritti, sulla scuola, sulla forestazione. Queste sono le questioni
sulle quali si scaricheranno questi dati. Allora noi diciamo una cosa molto semplice, poi Mauro potrà entrare più in merito nel dettaglio di questi aspetti, ma noi il messaggio che lanciamo è molto chiaro, molto semplice alla politica. Quella politica che l'amico Donato Cufore ha molto efficacemente, vuol dire, tratteggiato, della politica dei nominati che taglia gli eletti, e qui siamo in questa situazione paradossale in cui il comune sta diventando l'ultimo elemento istituzionale nel quale il cittadino si può ancora scegliere il proprio rappresentante, e quindi giustamente viene bastonato. Noi lanciamo un messaggio molto chiaro: l'articolo 16 si toglie dalla manovra, perché questa è una manovra di stabilizzazione economica e finanziaria del paese. Le riforme istituzionali si fanno con leggi apposite. La misura di cui stiamo discutendo, lo abbiamo acclarato in un incontro con il ministro Calderoli lunedì pomeriggio, cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro sul valore complessivo di una manovra di 45 miliardi, ma di più. Nella relazione accompagnatoria il governo dichiara di non sapere, lo dichiara, è scritto, di non sapere quant'è il valore di questa manovra in termini di risparmio. Non lo so. I dossier del servizio tecnico del Senato scrive: attenzione, perché se noi tagliamo i consigli comunali che non costano e istituiamo una roba che non sappiamo ma che costerà, il costo aumenta. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che lo Stato e le Regioni in questi anni hanno incentivato unioni dei comuni e comunità montane per l'esercizio sociale delle funzioni, e queste vengono smantellate dalla sera alla mattina, ma questo è o non è uno spreco? Cioè, si è investito per 10 anni sulla costruzione di una rete, e quando si è creata la condizione per farla funzionare, si butta e si capisce bene che cosa bisogna fare, perché tra le misure di questo decreto c'è il fatto che i comuni sotto i 1000 abitanti sono obbligati a stare insieme tra loro, e quindi se io sono un comunello di 500 anime che sta in cima alla montagna e ho al fondo valle un comune di 1000, 2000, dove magari c'è la scuola, la posta, i servizi di base, io non posso fare l'unione con quello, no, devo andare a trovarne un altro sotto i 1000 abitanti che magari confina con me sulla punta del Cucuzzolo, che magari da municipio a municipio ci mettiamo 70 chilometri, ma siccome chi ha scritto queste cose pensa che l'Italia sia piatta come la Danimarca e non si è mai mosso da via 20 settembre e non si è mai sporcato le scarpe per capire come fa questo paese, allora il risultato è questo. E allora noi a questa signora diciamo un no e un sì. Il no è a questa cosa: via tutte le materie istituzionali dalla finanziaria. È un sì subito, calendarizzare al Senato la carta dell'autonomia. Noi abbiamo raggiunto, lo dico perché in passato, facciamoci anche noi i nostri mea culpa, in passato con la divisione del sistema di fronte delle autonomie, la politica ci ha giocato dentro. Questi alibi oggi non ci sono più. Il sistema delle autonomie su questo è compatto, ha fatto una proposta comune, la creazione dell'unione dei comuni che nei territori montani assolve le funzioni delle vecchie comunità montane e diventa unione montana, e quindi assicura le politiche delle aree interne governate dai sindaci con il loro consiglio. Ci sono degli emendamenti bipartisan depositati al Senato su questo tema, la politica si assume la sua responsabilità, noi siamo pronti a togliere la finanziaria a questo elemento, a mettere la carta delle autonomie e a mettere finalmente la parola fine a questa pièce teatrale. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, tenuto conto del fatto che non c'è nessuna capacità di risparmio, anzi c'è un aumento di spesa, e contemporaneamente c'è un azzeramento democratico che io sono convinto non avverrà, perché questa, come dire, effervescenza, questa volontà di partecipare, questa vostra capacità di dire che volete essere protagonisti, alla fine, io ne sono convinto, sarà in grado di imporsi
perché voi al mattino quando vi svegliate non leggete gli editoriali del Corriere della Sera, non vi chiedete che cosa ha scritto il Sole 24 Ore, non leggete quello che dicono gli opinion leader al soldo del salotto buono, voi vi rimboccate le maniche e date le risposte ai cittadini. E questa cosa è la vera arma di quello. Grazie amico, tra l'altro a proposito di stampa io approfitto per ringraziare tutte le principali testate giornalistiche provinciali, anche quelle regionali che ci seguono pure a quest'ora, il Corriere, la Città, il Mattino, le ringrazio tutte perché poi per fortuna uno dei nostri alleati, almeno da noi negli ultimi giorni, è almeno la stampa locale, perché nei primi giorni ho ascoltato quello che dici tu, l'opinion leader, alcuni commenti di autorevoli personaggi della stampa nazionale che hanno addirittura allucinato qualche nome non lo ricordo, quindi per fortuna man mano che si va avanti anche negli organi di stampa, diciamo, da questo punto di vista pure più vicino al territorio, si riesce a fare chiarezza e si riesce a dare a questa operazione che stiamo tentando anche una giusta cassa di risonanza, che ormai avrete capito che questa è solo un'operazione mediatica. Qua vince le nicchie alla strada più grossa, le balle mediatiche delle 50.000 poltrone tagliate, quando poi si è scoperto che sono il posto di consigliere comunale, Lignano, veramente, insomma, credo che poi questo ci aiuta nella consapevolezza dell'opinione pubblica a capire che siamo di fronte a un'operazione di balle mediatiche, quindi quanto più persone ci aiutano a svoltarlo, più possiamo in qualche modo riuscire anche nel nostro risultato. Io ho ringraziato la stampa, ringrazio il presidente Troiano, il presidente del Parco, mi ha telefonato, era impegnato altrove, questa mattina ha rilasciato anche lui una dichiarazione importante a sostegno di questa nostra iniziativa. A questo punto comincerei con il dibattito dei sindaci, ovviamente mi chiedo 5 minuti al massimo, altrimenti non andiamo molto oltre e i tempi. Comincerei, si è prenotato la parola dei sindaci che viene da più da lontano, il sindaco di Frigente, che sta quasi in Puglia, Luigi Favilletta. Buonasera, non sto proprio in Puglia, sono abbastanza lontano dalla Vincenzo, ma comunque sono venuto molto contento perché Simone Valiante non rinnova l'organizzazione di convegni interessanti regionale, sia perché effettivamente il tema è caldo, è scottante, ci dà una vicina come amministratore dei piccoli comuni. E ringrazio ovviamente anche io tutti coloro che sono intervenuti, in particolare il senatore Andrea Nunzi, che sono da sempre vicino